Lunigiana is the last part of Tuscany and is a historical region between Liguria and Tuscany, lost between valleys that open at the foot of the two mountain ranges of the Tuscan-Emilian Apennines and the Apuan Alps. It has always been a territory of crossing and border, and a rich in ancient settlement with a unique charter. In this area there are lots of local products, and one of these is the famous wheel apple. It's a typical product of the Lunigiana because it's grown and harvested there. Today, a young woman, Annalisa, manages its production, trying to make the product reappear in Lunigiana. Ciao, sono Annalisa dell'azienda agricola Il Meleto di Pontremoli e sono qua per rispondere alle domande che oggi voi mi farete. The kind of apple owe its name to the characteristic and oddly flattened shape. The wheel apple, also known as rondello apple, is a cultivar selected over time in Lunigiana. It has a round shape, a little flattened at the end. At the harvest, the color is green with the red streaks. When ripe, yellow with intense red streaks. The taste is sweet and acidic. Ripe has a very intense aroma and the flesh is firm and white. The size is medium small compared to the other apple and it's also very suitable to be stored for a long time. Che caratteristiche hanno queste mele? Allora, queste mele, come vediamo appunto dal nome Rotella, si presenta come una mela schiacciata e a forma di ruota, appunto da cui deriva questo nome. La polpa all'interno è bianca, soda e ha un carattere dolce, ma allo stesso tempo ha un retrogusto un po' acidulo. Si conserva bene tutto l'anno, quindi si raccoglie, inizia la raccolta più o meno ad ottobre per poi essere conservata tutto l'inverno fino ad arrivare a febbraio-marzo. The origin is remote and unknown. It is an ancient variety whose name comes from the flattened shape like a small wheel. Cultivated in plants scattered for the local consumption, it has got the first scenes of this production in the scientific description by Mr. Brivilieri on the occasion of the 3rd National Congress of Fruit Cultivation, held in Ferrara in 1949. Thanks to this document, we know that it began to be commercialized in the first of 1900 and after the First World War about 10,000 quintals were sold annually, most of which were exported to Austria to be consumed cooked on the typical cast iron stoves. Until the Second World War, it is widespread, even the nearby province of Spezia. But after the Second World War, in the 1960s, its cultivation was gradually abandoned due to the exodus from the Lunigiana countryside. Only at the end of the 80s, the Tuscan Agricultural and Forestry Development Authority started a project to recover the old cultivars, selecting some plants with the original characteristics. And it was in those years that the foundations were laid for the realization of the first specialized orchards of the wheel apple of the Lunigiana. Until then, the cultivation was reserved that wild belt of marginal land between the chestnut groves and the areas dedicated to the vine and the olive tree, where it was grown on the steep meadows not suitable for the other crops called bronchi. Questa mela è sempre stata coltivata nel passato, soprattutto dai nostri nonni, ed era la mela classica delle famiglie. Poi questa coltivazione è venuta meno, o meglio, non è che è venuta meno, però comunque in Lunigiana vi erano dei piccoli coltivatori che non riuscivano a soddisfare la richiesta del mercato. The harvest takes place around the middle of the month of October. But for the complete maturation of the fruit, it is necessary to wait up to 2 months. In fact, for the consumption,
it is necessary to wait a few weeks, when the green part of the floration turns yellow. This usually happens traditionally beginning during the Christmas period to continue in late spring. Once harvested, it has the property to be kept in the cellar for a long time, only in straw, without the aid of preservatives, as per traditional peasant custom. Being of wild nature, it has great resistance to the fungus that normally attacks the apples, therefore very suitable for the organic cultivation. The quality and tradition of the product are given by the particular taste and scent, and by the characteristics of the cultivar selected over time in Lunigiana. Dove coltivi queste mele? Allora, queste mele vengono coltivate a Filattiera, nel comune di Filattiera, in località Palo, due appezzamenti, un appezzamento da un ettaro e un altro appezzamento da due ettari abbondanti. In totale sono 12.500 piante. The product is mostly grown promiscuously by reducing crop care to a minimum, but there are also specialized crops where the main cultivation operations consist in pruning, fertilizing, and pesticide defense. The apple wheel is cultivated both by hobbyists and by various companies for commercial purposes. The producers of the most significant quantities are 15 to 16. The production of this apple is not constant over the years. As it does not adapt to treatments and pruning, you can get significant quantities of apple wheel only in alternate years. The wheel apple is usually eaten fresh, but can also be used for making cakes. In fact, it is traditionally used for the preparation of cooked apples and jams. In addition, today in Lunigiana, always from this fruit, are produced and packaged juice and apple vinegar of the highest quality and authenticity. Cosa si può ricavare e cucinare con questo prodotto? Allora, con la mela rotella innanzitutto si possono consumare così fresche, oppure io faccio dei trasformati. I trasformati che faccio sono la marmellata di mela rotella, il succo di mela rotella, solo ed esclusivamente succo di mela senza aggiunta di zucchero e di acqua, la spremuta di mela rotella sempre. Oltre al succo e alla spremuta facciamo l'aceto di mela rotella e il siero di mela rotella. Questi sono tutti i prodotti confezionati. Poi la mela rotella si può usare anche quotidianamente nella cucina. Una volta veniva spesso usata come mela cotta oppure per la preparazione di dolci, e si può usare anche come diciamo insaporitore nell'arrosto per renderlo anche un po' più morbido. For example, its juice obtained from the cold pressing of only rotella apples is centrifuged, left to decant for one night and then pasteurized at a temperature between 79 and 82 degrees for a few minutes. That's why it doesn't need preservatives. The taste is naturally sweet because it contains the sugar of the apples squeezed to get it. 1 liter of juice corresponds to more than 1.5 kilograms of fresh apples. That is about 12 medium size rotella apples. You can taste it cold with the addition of a few drops of lemon, hot with addition of cinnamon, or diluted with sparkling white wine. La differenza tra il succo e la spremuta di mela rotella è il procedimento diverso. Quando si parla di spremuta, noi trituriamo la mela con la macchina per macinare l'uva del vino e poi viene torchiata come appunto si fa con l'uva. The average annual production is about 200 quintals and is aimed at self-consumption and direct sale on the farm. This can be possible because of the huge territories held by Annalisa. She doesn't work alone, but she's helped by her uncle and by all the family people. In fact, this kind of job is really hard. That's why she can produce so much. Sei riuscita a far crescere la tua azienda da sola?
Allora, la mia azienda, nella mia azienda non ci sono solo io, mi aiuta ed è anche mio socio, mio zio Sergio. Quindi insieme collaboriamo sotto vari punti di vista. Lui magari si occupa più di cose magari un po' più pratiche, anche un po' più da uomo, tra virgolette, mentre invece io mi occupo di cose più magari a livello di gestione e anche però in campo. There are also some real difficulties that she, as the owner of this company, must face, even if she doesn't like. An example is the paperwork. Quali sono i lati negativi del tuo lavoro? Allora, lavorare in campagna è sicuramente faticoso sotto certi punti di vista, perché comunque si fanno proprio delle fatiche fisiche, ma secondo me, cioè, per quanto riguarda il mio punto di vista, vedo molto più faticoso occuparmi della burocrazia che sta dietro a queste piccole nostre realtà, perché comunque, anche essendo magari piccole realtà, necessitano comunque di una continuata sempre di aggiornamenti e sempre di comunque di tempo dietro a carte, quando invece magari io sono molto più contenta di passare tempo in campo direttamente. Today the Will Apples can be purchased from the same business that manages Annalise, called the Apple Orchard, or in the fruit shops of the High Lunigiana, but it is working to export them also outside the Lunigiana. She's working very hard to export the product, and for this reason, in the last September, she went to Florence to present the product at the G20 for the agriculture. In all this, Annalisa also carves out time for his personal life. In fact, she is carrying out another degree in agriculture and also works in pharmacies in the area. Abbiamo saputo che hai partecipato a un evento organizzato dalla Coldiretti. Cosa ci racconti di questa esperienza? Allora, a settembre ho partecipato a un evento organizzato in Piazza Santa Croce a Firenze dalla Coldiretti in occasione del G20 dell'agricoltura. È stato un bel evento a cui sono molto contenta di aver partecipato, perché innanzitutto per un confronto, intanto per aver portato questa mela a far conoscere anche fuori dalla Lunigiana, e poi per avermi confrontato con altre realtà comunque piccole come la mia, però che speriamo crescano. Sappiamo che sei laureata in scienze arboristiche, come mai hai voluto intraprendere questo tipo di attività? Allora, sono laureata in scienze arboristiche all'Università di Parma e dopo questa laurea ho deciso di dedicarmi all'agricoltura. L'agricoltura che è sempre stata, ha sempre fatto parte della mia famiglia, perché anche i miei nonni prima e ora io abbiamo deciso di dedicare la nostra vita all'agricoltura. E così un po' perché ho questi terreni inutilizzati, un po' proprio per mia passione personale, ho deciso di piantare questo frutteto. Oltre a fare l'agricoltrice, ti occupi di altro? Allora, per ora sto lavorando part-time in farmacia e sto ultimando gli studi per la mia seconda laurea in scienze agrarie. She's always very busy, so we thanks her for the being so available, and we wish her to reach all her goals and to make the apple know as many people as possible.